quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi. Tira Rindi è un mondo di persone che veramente credono che si possa fare qualcosa per vivere meglio. È diviso in varie zone fisiche, cioè ci sono 4 padiglioni, uno che si occupa dell'alimentazione naturale, della ristorazione, 2 padiglioni che si occupano della bioedilizia, sostenibilità e tutto del compranaturale, lo spazio bambini, lo spazio animali, e poi c'è tutto un padiglione che è dedicato alla salute e al benessere e alla vita interiore, quindi alla crescita personale. In un altro padiglione avvengono dimostrazioni, degustazioni, concerti, spettacoli, tutti sempre in linea con le tematiche che noi proponiamo. Secondo me Tira Rindi dimostra come nelle regioni cosiddette minori in realtà ci sia un fermento che non si trova in gran parte delle altre regioni italiane. Noi siamo della Elettrobioteca, io sono Paolo Rosa e ci occupiamo di produrre intonaci e finiture in argilla per la realizzazione di case in bioedilizia. Facciamo parte anche della struttura Tira Rindi, collaboriamo direttamente. È una realtà che vede il mondo da un altro punto di vista. Io sono un'antropologa culturale, sono specializzata in alimentazione. Diciamo che Tira Rindi è il momento appunto dell'anno in cui concretizziamo e raccontiamo tutta la Sardegna quello che facciamo nei restanti 363 giorni, e cioè che cosa? Cioè, facciamo storia e cultura del cibo, valorizziamo le produzioni locali, valorizziamo il patrimonio agroalimentare, le eccellenze enogastronomiche. Tira Rindi, sono qui per testimoniare il nostro percorso imprenditoriale ed essere di stimolo ad altre imprenditrici. E mi sono messa a disposizione, ho detto fate di me quello che volete, e poi perché è stata l'occasione per incontrare tanta gente che non ha l'occasione di vedermi tutti i giorni. L'associazione Terre Colte innanzitutto si occupa e si preoccupa nel recuperare terreni colti, terreni abbandonati che un privato possiede. E siamo a casa nostra a Tira Rindi e aspettiamo veramente con ansia questo evento tutto l'anno, perché è una buona vetrina per noi. Nuove Tecnologie è un'azienda che nasce dalla prosecuzione familiare di mio padre Sirio, e costruiamo arredamenti solamente con legnami certificati, colle ecologiche, vernici ecologiche. Tira Rindi per noi è una forza e esiste perché siamo coesi. Sono Costanzo Salis, ho una ditta di costruzione e restauri, faccio anche le ristrutturazioni con materiali naturali. È il primo anno che vengo a Tira Rindi, merita di essere visitata, ascoltata, partecipare. Il Museo delle Tradizioni Agroalimentari nasce a Sindi nel 2000. Qui a Tira Rindi stiamo presentando in particolare 2 laboratori. Ora in questo momento stiamo eseguendo la chiusura dei Curugiones, una tipica pasta sarda. Tira Rindi vengo a fare una cosa strana, che non è quella dell'agronomo, dell'insegnante, e vengo a parlare di natura e dell'agricoltura che piace a me, con un sistema nuovo che è la poesia, che è un mezzo artistico in cui mi trovo bene. La stessa edizione è, ma
come ogni edizione, sempre una scoperta e una sorpresa, anche per noi che la organizziamo. E ci siamo fatti coccolare da delle musiche straordinarie fin dalla mattina, tanti espositori che sono qui e portano il meglio della produzione sostenibile e del naturale che c'è in Sardegna. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.